Un saluto a tutte le persone che hanno la pazienza di seguirmi nel cammino di Angelo. Mi trovo ad Avano Terme, città che si trova nel cuore dei Colli Euganei, formatasi 34 milioni di anni fa, in seguito alle alluvioni della pianura padana. Oggi si viene in questa grande stazione termale, perché è la più grande d'Europa, e per le cure dei fanghi, per i massaggi e per i trattamenti, soprattutto per il relax. Però oggi volevo parlarvi di un libro che ho letto nel frattempo del mio soggiorno ad Abano. L'autore è Tommaso Eberhard, il libro è Leonardo del Vecchio. Quindi è innanzitutto un libro che merita di essere letto. Parla di un uomo che è partito da Milano per andare in uno sperduto paese di montagna per costruire un impero. È un bellissimo libro da leggere, un libro che ci fa capire come un bambino, partito da un orfanotrofio, il Metternich di Milano, ha imparato un mestiere. Questo mestiere gli ha permesso di diventare uno degli uomini più ricchi del mondo e rendendo una valle e una provincia conosciuta dappertutto, grazie alle montature di occhiali che ha realizzato. Il cavaliere Leonardo del Vecchio ci lascia un messaggio sempre in questo libro, che è, secondo me, molto importante, che è come un'eredità quasi a volerci fare strada nel futuro. Per questo è stato detto che era un uomo definito visionario e che ci vedeva lontano. E secondo me ci ha visto lontano anche con questo libro, quindi bisogna leggerlo. Per il momento vi saluto, è tutto da Abano Terme e ci sentiamo la prossima volta. Grazie a tutti che mi avete ascoltato, grazie.